Con la politica locale si parla solo il burocratese, ennesima frecciata di De Laurentiis al sindaco Manfredi sullo stadio Maradona. Sul restyling dell'impianto di Fuorigrotta, il parere di un esperto farebbe bene a tutta la città. E siamo al calcio. Quale futuro per il Maradona? Come sempre, tra le polemiche, la parola alla società azzurra. Piero Vitiello. Problemi. Gli stadi, quando siamo in mano alla politica locale, diventa sempre il burocratese la guida di tutti i problemi. L'ultima frecciata al sindaco Manfredi arriva durante l'audizione al Senato sulla riforma del calcio italiano. De Laurentiis e lo stadio. Dopo la marcia indietro su Bagnoli di qualche giorno fa, il patron del Napoli aveva annunciato l'intenzione di rivalutare un restyling del Maradona. Da dove si potrebbe partire? Lo abbiamo chiesto a un designer che con il club azzurro ha già collaborato. La riqualificazione delle aree esterne con un parco urbano, il restauro dello stadio Maradona e delle zone interne e il recupero dei parcheggi sotterranei. Il museo del calcio Napoli, spazi per il retail, spazi per lo sport, fitness, addirittura un albergo, ristoranti, bar, rendendo lo spazio dello stadio utilizzabile per la città H24 e tutto l'anno. Nelle prossime settimane a Roma un tavolo con il governo, spetta al Napoli presentare un progetto. In ballo c'è la possibilità di ospitare gli europei del 2032. A beneficiarne potrebbe essere anche il turismo in città. Oggi Largo Maradona fa più di 2000 visitatori. Lo stadio di Armando Maradona è un punto centrale di una serie di attività, dallo zoo alle Dellandia, alla mostra d'oltremare, alla RAI. Potrebbe essere, secondo me, il punto nodale che collega tutte queste eccellenze.